Ma è possibile cominciare a fare trading con soli 100 euro? Assolutamente sì, e in questo video vi spiego come. Vi anticipo che non sto parlando di prop firm e tutte queste robe, assolutamente no, sono conti normalissimi e adesso andiamo a vedere come cominciare a fare trading con 100 euro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere insieme come iniziare a fare trading con soli 100 euro. Ebbene sì. Sappiamo bene per chi ha fatto trading, chi fa trading o anche chi segue semplicemente dei bot automatici, dei servizi di copy trading, eccetera, sappiamo bene che difficoltà c'è magari a iniziare con poco capitale, perché capiamo bene che non abbiamo margine per lavorare se vogliamo andare a mediare delle posizioni oppure che sia un bot che lavora a martingala. Il problema è il margine. Ma c'è una soluzione per chi ha poco budget e vuole avere più margine di lavoro? Partendo comunque con soli 100 euro? Assolutamente sì, e stiamo parlando dei conti centesimali. So che tutti i broker non hanno questo tipo di servizio e da quello che ho visto in questi ultimi giorni, infatti per questo sto facendo questo video, che molte persone non ne sono nemmeno a conoscenza. Dopo andremo a vedere che cos'è un conto centesimale e come siamo arrivati a questo punto, perché abbiamo scelto di utilizzare anche dei conti centesimali. Io personalmente non lo sto utilizzando, però ho dei servizi di copy trading che seguo che vanno a sfruttare proprio questa cosa ed effettivamente vanno ad ovviare a un problema incredibile. Come sapete, ultimamente stavo seguendo dei servizi di copy trading, tra cui quelli che abbiamo lanciato noi, e il problema iniziale era sempre lo stesso. Magari c'erano dei software che riuscivano a lavorare benissimo, ma che richiedevano capitali abbastanza grandi, non so, 5.000, 6.000, 7.000 euro. Capiamo bene che le persone che vanno a fare copy trading non sempre sono propense a seguire un servizio di copy trading partendo da un giorno all'altro così con 6, 7, 8 mila euro. E capisco benissimo la cosa. Quindi ci è venuto in mente di sfruttare proprio questi servizi. Quindi abbiamo preso un software che su un conto normalissimo avrebbe lavorato per stare tranquillo, diciamo, per avere margine, eccetera, con 5.000, 6.000, 7.000 euro e l'abbiamo messo a lavorare su un conto 100. Su un conto 100 come funziona? Adesso andremo a vedere magari meglio anche il broker che ci permette di sfruttare questo servizio, eccetera. Perché questo? Perché con soli 100 euro in pratica tu sul conto è come se avessi 10.000 euro ed effettivamente vengono visualizzati come 10.000 euro. Ma come funzionano realmente? Adesso andiamo subito a vederlo. Eccoci qui, andiamo a vedere come funzionano e cosa sono i conti centesimali. Io sto prendendo questa parte da questo Gitbook che fa parte del servizio di copy trading che abbiamo strutturato insieme a questo broker e ovviamente vi lascio tutto in descrizione, poi già sapete nel gruppo Telegram, vabbè, già lo sanno da penso una settimana come funziona e tutto, quindi vi invito ad entrare, tanto è gratuito. Anzi, magari nelle prossime settimane vado a fare proprio un video dedicato a TDA, quindi questo ecosistema di servizi di copy trading e bla bla bla, ma lo andremo a vedere con calma. Adesso concentriamoci sui conti centesimali, massimizza il tuo potenziale di trading. I conti centesimali rappresentano un'opzione di trading offerta da Esperio. Esperio è il broker che andiamo a sfruttare per i conti centesimali in questo caso e vi lascio ovviamente il link in descrizione che mira a offrire agli operatori una maggiore flessibilità e margine di manovra, come dicevamo prima, per le proprie operazioni. Questi conti differiscono dai conti standard poiché consentono agli operatori di utilizzare dimensioni di lotti più piccole, ampliando così il loro potenziale di trading. Esperio 100 è un conto trading di centesimi, un deposito di 10 dollari verrà visualizzato sul saldo del conto nel formato di 1000 centesimi. Il conto Esperio 100 ti dà l'opportunità di elaborare la tua strategia di trading, acquisire abilità pratiche con il minimo rischio. Cos'è un conto centesimale? Un conto centesimale è un tipo di conto di trading in cui la dimensione del lotto è espressa in centesimi invece che in lotti standard. Ad esempio, invece di tradare con un lotto standard di 100.000 unità, su un conto centesimale è possibile tradare con 1000 unità o addirittura meno. Vantaggi del conto centesimale, vabbè, maggiore flessibilità, quello di cui parlavamo prima, riduzione del rischio, le dimensioni di lotto più piccole permettono agli operatori di ridurre il rischio associato ad ogni singola operazione. Questo è particolarmente utile per i principianti che desiderano iniziare il trading in modo graduale. Ampio margine di manovra, e anche di questo ne abbiamo parlato. Pratica e sperimentazione. I conti centesimali offrono un ambiente ideale per la pratica e la sperimentazione di nuove strategie di trading. Gli operatori possono testare le loro tattiche senza dover rischiare grandi quantità di denaro. Anzi, ritengo più utile utilizzare un conto centesimale per questo. Forse all'inizio l'ho detto, ovviamente, magari non ci sono le migliori condizioni
di mercato utilizzando questi conti, eccetera. Però chi già fa trading, ha esperienza, ha grossi capitali, ovviamente magari non va ad utilizzare un conto 100. Poi ovviamente, vabbè, troviamo tutte le conclusioni e tutto il resto che c'è da sapere. Comunque fatto veramente benissimo. Poi vabbè, troviamo le conclusioni, eccetera. Ma quindi era questo il succo. Quindi è possibile iniziare a fare trading con 100 euro? Torniamo alla domanda iniziale. Assolutamente sì, secondo me, e questo è un ottimo modo, come appunto ci veniva anche detto, per sperimentare strategie, non so, quello che vogliamo, rischiando il meno possibile. Anzi, vi faccio vedere il conto centesimale come viene visualizzato, perché è bellissimo da visualizzare. Ad esempio, questo è un conto reale. Non so se vedete, viene visualizzato come tipo 500.000 dollari, che sarebbero 5.000 euro. Quindi, sfatato questo mito, tra virgolette, direi che nelle prossime puntate posso iniziare la mia challenge di trading con 100 euro sfruttando il conto centesimale. Ovviamente andremo a vedere poi che strategia utilizzerò, magari me la consigliate anche voi nel gruppo Telegram, e noi ci vediamo al prossimo video.